Spesso immagino che tu mi abbia chiamato il 27 maggio e che io abbia acquistato due biglietti per scappare insieme. Invece non ho comprato nessun biglietto, ma odio tutti i viaggi senza di te. Immagino come sarebbe stata la nostra vita se mi avessi chiamato. Quella sì che sarebbe vita. Ecco lo straziante messaggio che è apparso sulla pagina Facebook di Chiara Tramontano, la sorella di Giulia. Giulia è stata tragicamente accoltellata a morte insieme al bambino che portava in grembo dal suo compagno Alessandro Impagnatiello la sera del 27 maggio 2023 nella loro casa a Senago, nel Milanese. Questa è la ragione di quel tragico riferimento al 27 maggio. Dopo il terribile omicidio, l'assassino ha nascosto il corpo della donna nel box e successivamente lo ha abbandonato tra i rifiuti, a 500 metri dalla loro abitazione. Il cadavere è stato scoperto solo dopo che l'uomo, barman in locali di lusso, è stato messo alle strette dagli investigatori e non ha potuto fare altro che confessare. Ora, per Alessandro Impagnatiello, è giunto il momento di comparire davanti ai giudici e affrontare la sua responsabilità. Il procedimento, tramite giudizio immediato, sarà presieduto dal giudice Angela Laura Minerva il prossimo 18 gennaio a Milano. Il giudizio immediato è un'accelerazione del processo basata sull'evidenza delle prove raccolte, senza però offrire alcuna riduzione di pena all'imputato. L'uomo è accusato di omicidio volontario, aggravato per motivi futili, premeditazione e crudeltà, oltre che di distruzione e occultamento del cadavere e interruzione di gravidanza. Dal decreto emergono dettagli che rendono ancor più sconcertante la tragica fine di Giulia. Tra le 37 coltellate inflitte, solo 9 hanno causato la sua morte. Ciò significa che è stata colpita altre 28 volte dopo che lei e il piccolo Tiago erano già deceduti. Questo è un chiaro segno della furia cieca dell'uomo. Forse era animato da un rifiuto nei confronti del proprio figlio. Forse l'uomo ha reagito così perché Giulia aveva deciso di lasciarlo. Forse è scattato perché si è recata a Milano per incontrare la sua amante, che era anche sua collega, e le due donne avevano discusso delle sue bugie. Forse sono stati tutti e tre i motivi insieme. Nel decreto si legge che l'uomo aveva già tentato di uccidere la compagna e il loro bambino. Ecco le parole del giudice. Impagnatiello, dopo aver svolto dal dicembre 2022 ricerche sul veleno per topi, faceva ingerire all'inconsapevole vittima del bromadiolone, un potente topicida con effetto anticoagulante, intensificandone la somministrazione dal marzo 2023 in un quantitativo tale da raggiungere anche il feto, oltrepassando la placenta. Secondo gli inquirenti, questa sarebbe la prova della pianificazione dell'omicidio. Il barman, già padre di un bambino di 6 anni, avrebbe voluto eliminare quel figlio, considerandolo un ostacolo per il suo futuro. Nel resto del documento viene descritta l'atroce sequenza degli eventi. Nella serata del 27 maggio, dopo aver atteso che la Tramontano rientrasse nell'abitazione in cui gli stessi convivevano e dopo aver ricercato sul web ceramica bruciata vasca da bagno, sorprende la compagna alle spalle colpendola al collo, al dorso e al viso con 37 coltellate, di cui almeno 9 sferrate quando la vittima era ancora viva, cagionandone il decesso con le aggravanti dei futili motivi della premeditazione, della crudeltà e del fatto che la vittima fosse convivente. Sono state avanzate accuse anche per occultamento e distruzione del cadavere. Impagnatiello ha tentato 2 volte di bruciarlo, prima nella vasca da bagno di casa e poi in un garage. Alla fine ha nascosto il corpo tra i rifiuti, a circa 500 metri dalla sua abitazione. Impagnatiello dovrà rispondere anche dell'accusa di interruzione di gravidanza. Potrebbe proporre una richiesta di giustizia riparativa, ma sembra improbabile che i familiari di Giulia, assistiti dall'avvocato Giovanni Cacciapuoti, accettino. Hanno dichiarato la loro intenzione di costituirsi parte civile insieme al comune di Senago, assistito dall'avvocato Antonino Ingroia, chiedendo l'ergastolo per l'imputato. Gli avvocati di Impagnatiello, Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, hanno lasciato intendere la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica. Nel frattempo a Milano,
Il comune ha proposto Giulia Tramontano per il prestigioso riconoscimento dell'Ambrogino d'Oro.